Così riusciamo a mantenere la tabella di marcia. L'ingegnere Fulvio Maria Soccodato di ANAS, che vi introduco, inizierà con la sua presentazione e cercherò di capire come oggi l'ANAS utilizza questi sistemi, con quali obiettivi e con quali logiche. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a Massimo e grazie a Lega per l'opportunità di essere qui oggi. Noi ci occupiamo di strade, non certo di droni, quindi non siamo esperti, siamo esperti di questa materia in cui invece siete voi. Quello di cui volevo parlare con voi oggi è un po' di quali sono le aspettative che una stazione appaltante poi così importante come ANAS, perché è la prima stazione appaltante del paese, si aspetta da questo settore. ANAS gestisce oggi la rete stradale di interesse nazionale, aumentata di ulteriori 3.500 km negli ultimi 3 mesi, quindi arrivata a 30.000 km di tutto il territorio, perché molte province, molte regioni ci stanno ridando indietro le strade che erano prese nel 2001, al fine di conseguire un efficientamento dei processi di gestione che sempre più si stanno rivelando complessi più che un'opportunità, come si pensava. Una rete particolarmente, diciamo, articolata all'interno del paese, abbiamo in questa rete oltre 14.200 fra ponti e viadotti, 1.900 gallerie, quindi una rete da un lato capillare, dall'altra anche molto complicata da gestire. Peraltro anche di valenza importante, spesso non si ha l'idea che ANAS sia anche un gestore autostradale secondo in Italia, quindi il primo dopo Autostrade per l'Italia, che gestiamo senza pedaggio, perché questo, diciamo, la gente non se ne accorge, oltre 1.700 km di autostrade raccolte autostradali. Una rete importante per il paese perché, diciamo, sulle nostre strade circolano 8 milioni di passeggeri al giorno e 400.000 veicoli commerciali, quindi poi soprattutto in un paese come il nostro, in cui il trasporto merci avviene soprattutto su strada, abbiamo una funzione effettivamente rilevante. Su questo assetto ANAS, diciamo, ha operato negli ultimi 2 anni, dal 2016 in poi, sostanzialmente un cambio di marcia radicale. Sostanzialmente per aver riportato al centro della propria attenzione la manutenzione e la gestione della strada per tantissimi anni. Diciamo, il nostro paese ha immaginato che tutte le infrastrutture, tra cui le strade, si mantenessero da soli e che si potesse risparmiare non investendo in manutenzione. Questo ha portato ad accumulare un gap manutentivo disastroso sulle strade, in cui esiti, diciamo, purtroppo frequentemente vediamo chiusure piuttosto che casi ancora più drammatici. Dal 2016 un grosso cambiamento, la manutenzione torna al centro, così come altri aspetti importanti, viene rilanciata la necessità di tecnologia e quindi conseguentemente innovazione sulle infrastrutture stradali. Un altro tema che diciamo, abbastanza desueto, prima non se n'era mai parlato, ma le nostre infrastrutture stradali, però devo dire come tutta Europa, in parte anche. Pronto? Sì? Meglio? Mi avvicino un po'. Le infrastrutture sono ancora un po' dal punto di vista tecnologico all'età della pietra, ma questo non avviene solo in Italia, un po' in tutto il territorio, perché la tecnologia ha innervato un po' tutta la nostra vita quotidiana, diciamo, compresa il frigorifero e la lavatrice, le strade invece sono rimaste sostanzialmente molto indietro. Questo cambiamento di orientamento si vede anche nei numeri, nel piano degli investimenti 2016-2020 che cuba complessivamente oltre 20 miliardi, il 45%, più di 10 miliardi per la prima volta nella storia di ANAS e quindi del paese, è investito in interventi di manutenzione della rete stradale esistente e di messa in sicurezza. Questo che significa? Porta a questo cambiamento di strategia, porta appresso tutta una serie di conseguenze importanti che brevemente voglio scorrere con voi perché poi sono quelle che determinano l'esigenza di guardare ai droni con un processo di accelerazione importante. Avere tante risorse disponibili vuol dire, parimenti per la prima volta, porsi il problema di programmare l'utilizzo di queste risorse. Se io ho
come era fino al 2015, uno stanziamento di neanche 200 milioni di euro per fare la manutenzione e la messa in sicurezza di 30.000 km di strade, non ho bisogno di programmare perché questi soldi non sono sufficienti a coprire le criticità programmate. Se questo investimento, come oggi, arriva a valere 1,4 miliardi, penso che nei prossimi mesi il governo lo porterà quasi a 2 miliardi di euro annuo, è chiaro che mi devo cominciare a porre il problema di programmare gli investimenti nel tempo e quindi a riscoprire tutta una serie di necessità che prima di fatto non c'erano, perché devo cominciare a riconoscere quelle che sono le caratteristiche della strada, quali sono le necessità in termini di interventi e metterli, diciamo, in una scala di priorità e conseguentemente andare poi a programmare gli investimenti cercando di fare in modo che raggiungano innanzitutto le situazioni che hanno maggiore necessità e poi, diciamo, nel tempo le altre, con un obiettivo chiaramente di aggredire le criticità come si faceva prima, ma anche prevenire la formazione di nuove criticità e arrivare quindi a un concetto di programmazione della manutenzione piuttosto che di successiva soluzione di criticità sempre emergenti. Di fatto questo meccanismo di programmazione e attuazione degli interventi è un meccanismo di tipo ciclico, quindi che diciamo, passa per l'identificazione del fabbisogno degli interventi, la definizione e poi l'attuazione di questi interventi. Tutto questo si basa inevitabilmente sulla conoscenza dell'infrastruttura. Devo conoscere l'infrastruttura e devo far sì che questa conoscenza sia sempre aggiornata, perché le infrastrutture stradali sono un sistema aperto, quindi su cui ogni giorno avvengono fatti di cui io non ho il controllo, quindi la conoscenza del loro stato di fatto cambia ogni giorno. Quindi devo poter controllare la mia rete, verificare lo stato in cui sta, identificare il suo fabbisogno di interventi di manutenzione piuttosto che di messa in sicurezza e poi da un lato programmarli attuali, ma dall'altro continuare a controllare la strada per vedere sia l'evoluzione di questo stato nel tempo, sia anche per verificare che poi gli interventi che effettivamente ho messo in campo abbiano prodotto il risultato atteso. Questo processo è stato poi anche espresso all'interno del piano industriale di ANAS, presentato nel 2016, che copre tutto il quadriennio dal 2016 al 2020, in cui proprio l'iniziativa di asset management, cioè quell'iniziativa che gestisce la rete infrastrutturale in quest'ottica di programmazione degli interventi, assume una linea di indirizzo fondamentale del piano strategico. Grazie a questa iniziativa abbiamo montato un sistema di asset management abbastanza complesso, che sostanzialmente divide, diciamo, i vari asset in cui si compone la strada e gestisce, diciamo, in sottomodelli locali, quindi un modello di gestione di ogni singolo elemento che compone la strada, e poi integra tutti questi elementi all'interno di un sistema che già in ANAS abbiamo chiamato un po' la fantasia ANA, niente di più divertente. È un sistema globale che fa sì che noi si possa, diciamo, innanzitutto ripartire questi stanziamenti che oggi sono consistenti fra i diversi asset, perché se io ho da investire 1,5 miliardi piuttosto che 2 miliardi in un anno in interventi di manutenzione, devo cominciare a dire, vabbè, ma quanto spendo per riparare ponti e viadotti rispetto a quanto spendo per riparare le pavimentazioni, quindi togliere le buche, piuttosto che per adeguare gli impianti di sicurezza in galleria. Devo innanzitutto declinare questo mio budget nei diversi asset e poi all'interno di ogni singolo asset, quindi con un modello più locale, fare quell'attività di programmazione degli interventi. Per questo, diciamo, la strada è stata scomposta in tutta una serie di elementi costitutivi, ognuno dei quali in un asset, ognuno dei quali ha un suo specifico modello di gestione che poi compone un modello generale. Due parole, così arriviamo, diciamo, alle parte su come si compone ogni singolo modello gestionale. Questi modelli saranno ovviamente tutti una struttura molto simile, hanno una struttura di input che è la struttura che è responsabile di acquisire la conoscenza della strada, quindi questa prima fascia di input in cui tramite modalità differenti, la prima le procedure di sorveglianza di ANAS sulla strada piuttosto che
le esecuzioni di misure, quali i rilievi, controlli e monitoraggio, ma anche le segnalazioni dai WhatsApp degli utenti alle chiamate all'URP di ANAS, tutto per porre a conoscere lo stato dell'infrastruttura. Una volta che conosco lo stato dell'infrastruttura, ho poi, diciamo, un modello di elaborazione che integra questo stato dell'infrastruttura, una serie di parametri come, diciamo, la distribuzione del traffico sulla rete, per dirne una, piuttosto che gli elementi climatici o la prossimità al mare per i sali che possono, diciamo, avere influenza sul deterioramento di alcuni elementi. E poi una fase di post-processing evolutiva, cioè quell'analisi che mi consente di capire, dato qual è lo stato di conservazione ad oggi, come probabilmente questo stato potrà variare negli anni successivi se io non faccio nessun tipo di intervento. Quindi una presa in carico di una serie di forzanti di degrado, ossia fattori esterni che possono aggravare la situazione che ho letto e che mi fanno capire quando è il punto critico entro il quale io devo programmare un intervento correttivo di questo stato di conservazione. Tutti questi processi di fatto si basano su quello che abbiamo detto essere la conoscenza dello stato attuale. La conoscenza dello stato attuale, diciamo, è fatta con quelle tre voci che richiamavo prima, ovviamente diciamo, quella tradizionale a voi più simile, nel senso come una delle prime applicazioni del campo drone è quella del rilievo. È chiaro che il rilievo dello stato della strada, ma anche delle geometrie della strada, che su una rete così fissa non è un dato scontato, anche perché andremo più avanti, questo cambio di paradigma dovuto all'aumento degli investimenti e manutenzione fa sì che ANAS possa prendere in carico, ci sia presa in carico anche gli interventi di messa in sicurezza più estesi del nastro stradale stesso. Prima gli investimenti erano così bassi che ANAS sostanzialmente pensava al solo nastro stradale, quello che succedeva 10 metri più in là era competenza degli enti locali piuttosto che dei proprietari e non era un nostro problema. Oggi che possiamo, diciamo, avere una visione un po' più ampia, ci siamo presi in carico anche tutte le fasce di pertinenza, quindi il rilievo oggi ha già una necessità, diciamo, base, che è quella proprio di acquisire le caratteristiche altimetriche, morfometriche, di tutta una quantità enorme di pertinenze stradali che di fatto ANAS ha gestito negli anni precedenti. Oltre al rilievo, diciamo, abbiamo poi chiaramente necessità di indagine, quindi a parte riconoscere quelle che sono le caratteristiche di opere o territorio all'interno del quale si muovono le nostre infrastrutture, dobbiamo poi approfondire la conoscenza di alcuni aspetti particolari, in particolare per le opere d'arte, ponti, viadotti e gallerie, necessitano sempre di approfondimenti conoscitivi. Fino a interventi invece di monitoraggio, quindi non solo conoscere le caratteristiche geometriche piuttosto quelle di tecniche o di resistenza dei materiali o della loro qualità, ma anche controllare l'evoluzione nel tempo di queste informazioni, quindi con monitoraggi sia della parte strutturale piuttosto che della parte relativa al territorio. Con, diciamo, quella sensibilità completamente trasformata nel 2017, in cui non guardiamo più solamente la strada ma il territorio limitrofo. Cito qua tre iniziative che abbiamo messo in campo per darvi un'idea della concretezza con cui questo si sta già svolgendo, no? Una collaborazione con ISPRA sul censimento e lo scambio dati di tutte le informazioni geomorfologiche dei versanti, perché chiaramente si è riconosciuto quello che ragionevolmente, diciamo, tutti potremmo pensare, che chiaramente è vero che io gestisco la strada, quindi non sono responsabile di ciò che avviene nel versante, delle frane di versante, ma se ho una frana di versante che mi travolge la strada, sarà un mio problema cercare di saperlo prima, indipendentemente dal fatto che poi magari è la regione piuttosto che la comunità di bacino a essere competente, no? Specie in questo paese in cui sono molto frazionate le competenze di intervento. Così come convenzioni per l'approfondimento dell'utilizzo dei dati satellitari, sempre nell'ottica del monitoraggio del territorio. Questa premessa, diciamo, mi porta a
introdurre qual è l'aspettativa per ANAS nell'utilizzo dei dati. No, noi devo dire, abbiamo affrontato questo tema dei droni ormai quasi 2 anni fa, e essendo noi una stazione appaltante pubblica, cioè da quando abbiamo deciso di avviare una serie di sperimentazioni e di utilizzo di droni, circa 1 anno e mezzo fa, ci abbiamo messo 18 mesi solamente per comprare 6 droni, da miei colleghi, quindi è un processo per noi molto difficile fare qualsiasi cosa, però diciamo oggi arriviamo finalmente ad essere operativi sull'utilizzo di droni. L'utilizzo di droni che voglio precisare, ANAS ha sempre fatto utilizzato come servizio, cioè l'esecuzione di rilievi, di indagine è un servizio stand alone, ANAS ne acquista in quantità significativa, se poi l'operatore lo esegue con il drone, con la macchina con laser scanner, piuttosto che con la pallina tradizionale una volta, per ANAS può non essere particolarmente rilevante, atteso che è una prestazione diciamo pagata a risultato, quindi basta che ottengono i tempi stabiliti, ai costi stabiliti, a livelli di qualità stabiliti, rilievo, poi l'operatore come l'ha fatto è per noi diciamo acquistato come servizio indipendente. Quindi è chiaro che essendo il drone, specie nei rilievi, negli ultimi anni molto competitivo soprattutto sui tempi, sulla qualità e l'accuratezza delle informazioni, di fatto ne abbiamo utilizzati moltissimi. Però noi stiamo diciamo, analizzando una frontiera differente, quindi non l'acquisto di servizi fatti col drone, ma capire se il drone può essere un mezzo per svolgere servizi per noi differenti, quindi non uno strumento diverso per diciamo, fare servizi già noti, ma nuovi servizi che ci possono offrire. E oggi lo stiamo sperimentando su quattro filoni, diciamo sostanzialmente l'ispezione di ponti e viadotti e il monitoraggio delle opere civili. Direi rilievi planimetrici, così come le prese tomografiche, sono abbastanza usuali, diciamo sostanzialmente sono servizi complementari, una volta che uno ha un parco di droni, un insieme di piloti come quelli che abbiamo formato, abbiamo il primo progetto ANAC, i primi 12 piloti dell'ANAS, già circa una settimana. Hanno conseguito una settimana base proprio alla frontiera diciamo, delle nostre sperimentazioni, e soprattutto sull'ispezione dei ponti e viadotti e il monitoraggio delle opere, dove ci attendiamo dai droni un contributo completamente diverso. Poi ovviamente ci sono altri aspetti ancora più per noi avveniristici, ma particolarmente rilevanti, il monitoraggio della vegetazione, i rilievi dello stato di conservazione delle pavimentazioni, piuttosto che dello stato di conservazione della segnaletica orizzontale e verticale. Sostanzialmente sono tutte attività che oggi ANAS svolge con procedure di sorveglianza, ossia c'è personale, oltre 700 sorveglianti su questi 30.000 km di strade, che ogni giorno percorrono la strada e hanno poi una serie di procedure cadenzate con cui acquisiscono e riportano al centro, a quel sistema di asset management che vi ho brevemente illustrato prima, una serie di informazioni sullo stato di conservazione di un ponte, per esempio la presenza di macchie di nudità, la presenza di un quadro fessurativo, se questo quadro fessurativo visto 3 mesi dopo si è ampliato, piuttosto che diciamo, la vegetazione o altri aspetti. Quindi tutte queste attività di sorveglianza oggi sono fatte esclusivamente all'occhio umano di questi sorveglianti. E se focalizziamo quelle su ponti e viadotti, che appunto non a caso è la nostra prima frontiera, è per noi particolarmente rilevante. I 14.000 ponti, che poi in termini di campate, ossia di singoli scavalchi, sono oltre 60.000, cubano quasi 1.500 km, cioè in Italia abbiamo una rete estremamente complessa dal punto di vista strutturale. Come avere un unico viadotto praticamente che da Milano ci porta fino a Palermo, oltre 1.500 km fatti tutti in viadotto. È una percentuale, un'incidenza di opere d'arte al chilometro di cui abbiamo il primato assoluto in Europa, così come quello delle gallerie, 1.900 gallerie sui 30.000 km, anche quello è un primato assoluto in Europa come appunto, presenza di opere d'arte. Su questi 14.200 noi facciamo oltre 50.000 ispezioni l'anno, quindi il nostro personale fa 50.000 schede di rilevazione e ispezione sintetizzate a sistema.
e sono solo quelle formalizzate a sistema. Molto spesso il sorvegliante che controlla un tratto di strada variabile tra i 30 e i 50 km giornalmente fa una serie di controlli e su questo registra informazioni. Per esempio queste procedure di ispezione prevedono livelli ovviamente differenti, livelli ricorrenti, quindi delle ispezioni molto veloci fatte dai sorveglianti che possono, nel caso in cui occorra, ingaggiare livelli successivi di approfondimento come delle ispezioni più approfondite fatte da ingegneri piuttosto che da specialisti che fanno anche poi carotaggi piuttosto che indagini specifiche. E da tutte queste azioni producono dei risultati, cioè nel senso ogni rilevazione attiva dei processi all'interno dell'azienda, quindi sono operazioni molto diffuse, molto ripetute sia durante il giorno che durante il tempo, alle quali però sono soggette azioni, quindi la cui qualità in termini di oggettività, di omogeneità e di precisione ha un elevato valore, proprio perché a seconda di quello che faccio i sistemi generano delle attività, attivano dei processi dell'azienda. Questa è, diciamo, la prima sfida che ANAS ha raccolto su di noi: contribuire, integrare l'attività dei sorveglianti sulle opere d'arte. E questo è, diciamo, mi consente di esplicitare questo paradigma che differisce dall'acquistare un servizio fatto in un modo diverso piuttosto che acquistare un diverso servizio, farsi proprio un diverso servizio. Perché nell'ispezione delle opere d'arte il risultato atteso dall'utilizzo dei droni non è solo, direi, quello di poter accedere in maniera semplice sotto l'impalcato, nelle travi, piuttosto che nei bulvini, dove per mandare l'occhio umano dovrei avere un bridge piuttosto che un cestello per portare l'uomo fino lassù. Non è solo un problema di accesso, è anche un problema di velocità di sintesi di risultato, ripetibilità veloce. Ma per far questo devo far sì che questo tipo di servizio il drone me lo svolga completamente. Quindi poter avere solamente una presa del punto critico, delle travi piuttosto che dei bulvini, per me non è risolutivo. Se io su 14.200 conti ispezionati 50.000 volte in un anno, ognuno di questi mando il drone e questo drone mi porta a casa 10 giga di filmati, per me è un problema, non è un vantaggio competitivo. Perché quando mando il sorvegliante fa sì una visita visiva, ma mi sintetizza già un risultato, mi integra tramite, diciamo, la sua elaborazione umana, fortunatamente, già un risultato, quindi mi dice macchia di umidità, presente, assente, in ampliamento, in diminuzione, quadro fessurativo, sintetizza già l'informazione. Affinché i droni siano utilizzabili per questo tipo di attività, occorre che questo avvenga, cioè che il drone non mi porti a casa 10 giga di filmati, ma che questi 10 giga di filmati li possa scaricare, li possa processare in modo automatico e abbia come risultato del viaggio del drone qualcosa che assomiglia a una scheda sintetica fatta dal sorvegliante. Allora, questa per noi è una frontiera d'utilizzo, cioè se io associo lo sviluppo delle tecnologie di volo proprio del drone, qui è chiaro che aspetti importanti come il numero dei giorni in cui posso volare, no? Quindi la capacità di questi mezzi a poter volare a condizioni in particolare relative al vento sempre più sfidanti, a poter portare a bordo carichi sempre più pesanti, conservando comunque un'autonomia elevata, quindi posso fare delle ispezioni senza dover cambiare continuamente le batterie di tutta l'opera d'arte, portando più sensori contemporaneamente, no? Termocamere piuttosto che telecamere di alta precisione o quant'altro. Quindi da un lato lo sviluppo del congedo, ma dall'altro, se questa non l'associamo a un parallelo sviluppo di tecnologie, di elaborazione delle informazioni che il drone ci dà, di fatto rischiamo che questa tecnologia non abbia un mercato vero, no? Perché diciamo, può essere utilizzata il caso spot in cui io devo fare un esame di dettaglio del singolo ponte, allora vado lì, mi prendo 10 giga di filmato e metto uno, diciamo, piuttosto che lo strutturista a guardarsi tutto il filmato, ma questo per me avviene su 10-12 casi critici. Quindi se oggi abbiamo 6 droni, magari 6 non ci bastano, ma con 12 droni esauriamo il fabbisogno di questo tipo di aspetto. Noi non puntiamo a questo, no? Puntiamo a droni a 5.000, no? Perché
vogliamo che questi siano un ausilio in termini di rivedibilità, omogeneità e oggettività alla sorveglianza fatta oggi sostanzialmente in comune. E quindi vuol dire che le tecnologie che utilizzano, le tecnologie applicative che utilizzano i dati, devono crescere contemporaneamente alle tecnologie di volo. E non solo contemporaneamente, devono crescere anche in modo integrato fra di loro, perché ad esempio, lo stiamo vedendo sui ponti, in cui peraltro questi ragionamenti trovano anche una frontiera abbastanza remontata, abbastanza avanzata anche nelle prime sperimentazioni, cioè ci sono vari algoritmi che fanno questo tipo di lavoro. Ma è evidente che se io riesco a realizzare un sistema di volo che ripercorre esattamente la stessa presa nelle ripetizioni, diciamo dopo vari mesi dell'ispezione visiva dello stesso viadotto, il processo, diciamo, l'algoritmo di processamento delle prese visive sarà enormemente facilitato, non a riconoscere l'aumento del quadro persuadivo piuttosto che le macchine guidate. E quindi fa sì che di fatto lo sviluppo dell'applicazione di intelligenza, chiamiamola così, intelligenza artificiale che utilizza il dato, debba avvenire in maniera integrata con chi sviluppa i sistemi di volo. No? Quindi le esigenze di chi sviluppa l'intelligenza devono essere prese in carico da chi sviluppa i sistemi di volo, così come i limiti di chi sviluppa i sistemi di volo devono essere presi in carico da chi sviluppa l'intelligenza. Questa come dire, integrazione è quella che ci fa essere più confidenti nel raggiungere a breve il risultato, perché tutto sommato la parte volo, per quanto abbiamo potuto diciamo anche utilizzare, acquistando il giro dei servizi, è più che matura per questo tipo, almeno per questo primo tipo di applicazioni, mentre la parte applicativa è molto indietro, e se noi diamo una spinta a quella, allora effettivamente estendiamo moltissimo di queste applicazioni. Le 50.000 ispezioni sono 50.000 ispezioni all'anno che io posso fare in maniera molto più efficace con l'utilizzo di drone, oltre ovviamente alla parte di rilievo. Un altro aspetto su cui volevo soffermare è parimenti la parte di nuovamente intelligenza che dà valore aggiunto al rilievo tradizionale, no? Anche qui il drone è un grande vantaggio in termini di tempo e contenimento dei costi per l'acquisizione di un rilievo, di un'infrastruttura piuttosto che delle sue caratteristiche, magari la vegetazione piuttosto che lo stato della pavimentazione o la segnaletica orizzontale, ma ancora una volta se ci fermiamo a questo, cioè se il drone è solo uno strumento per acquisire un DTM, un ortofoto di questo tratto di strada e poi questa va in ufficio e qualcuno si deve mettere a guardare la foto per capire se la segnaletica va bene o va male, piuttosto che analizzare l'ITM per capire se la vegetazione è cresciuta troppo e va sfalciata, probabilmente faccio prima a continuare a mandarci sul posto il sorvegliante. Se invece anche qui integro a queste operazioni di rilievo delle applicazioni che me le elaborano, e anziché restituirmi un rilievo della vegetazione, mi si restituisce già una mappatura in cui dice vegetazione più 50 cm, vegetazione più 70 cm, addirittura vegetazione sopra la soglia di intervento, e quindi mi parte direttamente un'attivazione verso la squadra di manutenzione del verde che fa fare lo sfalcio, allora da un lato ottengo un valore aggiunto e quindi spingo una crescita di mercato che oggi non c'è e che invece avrebbe delle ricadute molto importanti per un aspetto come. Un ultimo caso è quello della gestione delle condizioni di emergenza, un altro aspetto in cui i droni li abbiamo usati moltissimo e hanno secondo me una frontiera incredibile di applicazione, peraltro in un paese come il nostro che purtroppo diciamo di situazioni di emergenza ne ha fin troppe. I droni anche in questo caso non ci danno solo l'opportunità di avere dei rilievi, delle fotografie, poter ascoltare quello che succede in un punto in cui non riusciamo a accedere o ad accedere in sicurezza o comunque in tempi brevi. Se pensate in altra logica, ci possono consentire di arrivare prima sul posto dell'emergenza. No? E questo si integra, diciamo, alla nostra visione di Smart Road, quel innervamento di tecnologie di cui parlavo all'inizio. La nostra visione di Smart Road in cui alla strada ordinaria innestiamo la tecnologia